In occasione della Festa Internazionale della Donna, l'8 marzo, presso l'auditorium di Altavilla Silentina, il Forum dei Giovani ha organizzato un interessante incontro. La serata, piacevolmente condotta da Carmine Goglia e Benedetta Vecchio, è stata aperta da un emozionante monologo di Bianca Rosa Di Rocco, dal titolo Donna. Amada mia, noi del Forum dei Giovani questa sera abbiamo pensato che la festa della donna fosse un'occasione molto importante per sottolineare quelli che al giorno d'oggi sono valori che vengono dati per scontato, come per esempio la parità, l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, che ad oggi consideriamo come un qualcosa di normale, un qualcosa che ci appartiene e che è un valore interno alla nostra società, ma non sempre così, dobbiamo ammetterlo, non sempre è stato così, perché la donna ha compiuto dei veri e propri delle vere e proprie imprese per affermare il fatto che lei fosse un elemento fondamentale della nostra società, e ad oggi si può dire così. Ci sono donne che lavorano in ambiti che prima per loro erano inaccessibili, e il fatto di nascere come donna diventava proprio la limitazione della persona stessa. Vogliamo sottolineare questo valore questa sera, vogliamo sottolineare l'importanza che la donna ha per noi nella nostra società attraverso un excursus nel quale approfondiremo le varie sfaccettature delle donne, parleremo della donna che eccelle nello sport, parleremo della violenza sulle donne, che è un tema che purtroppo ci appartiene anche quello. Oggi, 8 marzo, è la festa della donna. E perché la festa della donna? La festa della donna serve a ricordare tutte le conquiste e le lotte che la donna ha dovuto affrontare nel corso della storia per ottenere i propri diritti, che possono sembrare diritti basilari come il diritto al voto, il diritto all'istruzione, ma per noi donne ha significato un percorso lungo. Quello che noi vogliamo, il messaggio che vogliamo mandare con queste giornate è che la festa della donna, è vero, si celebra l'8 marzo, ma non dobbiamo dimenticare che la dobbiamo celebrare sempre, e che la donna, è vero, ha fatto passi da gigante, ha fatto tante conquiste, ma purtroppo sono ancora tante le guerre che la donna deve affrontare in ambito lavorativo e su tanti altri aspetti. Tante le storie di donne raccontate durante la serata, da quella toccante di Pieracito e del suo bambino Vincenzo, e poi la storia di tre giovani, le sorelle Vecchio, imprenditrici di Altavilla Silentina, il gruppo Majorette di Mirella Manduca. Presente alla manifestazione anche una rappresentanza dell'associazione di Rocca d'Aspide, Liberamente Donne. Noi portiamo delle realtà molto belle del nostro territorio, ed infatti è questa la peculiarità della nostra manifestazione, ovvero che partendo dal nostro territorio, dalle storie del nostro territorio, cerchiamo comunque di attingere a quelli che sono dei valori universali e cercare di far vedere e di far magari anche emergere ciò che caratterizza il nostro territorio e le sue eccellenze. Quando a casa non tornerai.
Grazie. E voi?